Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il mercoledì 19 di maggio del 2021 e noi quest'oggi continueremo la lettura della parola di Dio. Perché? Perché questo è leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì noi stiamo qui per leggere la parola del Signore e durante questa giornata noi leggeremo quelli che sono gli ultimi due capitoli del libro di Deuteronomio e con questo noi concluderemo il Pentateuco o quello che è anche chiamato la Torah, perché sono i primi cinque libri della parola del Signore. Quindi abbiamo letto fino a qui Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e oggi concluderemo per la grazia di Dio il libro di Deuteronomio. Quindi leggeremo capitolo 33 e 34, la parola del Signore. Deuteronomio capitolo 33. Questa è la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse i figli di Israele prima di morire. Disse dunque, il Signore è venuto dal Sinai, è spuntato per loro da Seir, ha sparso la sua luce dal monte di Paran. È venuto dalle miriadi sante, dalla sua destra usciva il fuoco della legge per loro. Certo, il Signore ama i popoli, tutti i suoi santi sono nella tua mano. Essi si abbassano ai tuoi piedi e raccolgono le tue parole. Mosè ci ha dato una legge, eredità dell'assemblea di Giacobbe. Ed egli è stato re in Iesurun, quando si adunavano i capi del popolo e tutti insieme le tribù di Israele. Viva Ruben! Che egli non muoia e i suoi uomini siano numerosi. E questo egli disse per Giuda, ascolta, Signore, la voce di Giuda e riconducilo al suo popolo con tutte le sue forze. Egli lotta per la sua causa, tu gli sarai di aiuto contro i suoi nemici. Poi disse a Levi, i tuoi tumim, e i tuoi Urim appartengono all'uomo fedele che ti sei scelto, che tu mettesti alla prova a Massa, e con il quale contestate alle acque di Meriba. Egli dice di suo padre e di sua madre, non lo vedo. Non riconosce i suoi fratelli e nulla sa dei propri figli, perché i Leviti osservano la tua parola e sono i custodi del tuo patto. Essi insegnano i tuoi statuti a Giacobbe e la tua legge a Israele. Mettono l'incenso sotto le tue narici e l'olocausto sopra il tuo altare. O Signore, benedice la sua forza e gradisce l'opera delle sue mani e spezza le reni a quelli che insorgono contro di lui e colpisce i suoi nemici, sì, che non possono rialzarsi. Di Beniamino disse, egli il prediletto del Signore abiterà al sicuro presso di lui. Il Signore farà sempre riparo ed egli riposerà tra le sue colline. Poi disse di Giuseppe, il suo paese sarà benedetto dal Signore con i doni più preziosi del cielo, con la rugiada, con le acque profonde dell'abisso, con i frutti più preziosi che il sole matura, con quanto di meglio germoglia ogni luna, con i migliori prodotti dei monti antichi, con i doni più preziosi dei colli secolari, con i doni più preziosi della terra e di quanto essa racchiude. Il favore di colui che stava nel pruno venga sul capo di Giuseppe, sulla fronte di colui che è principe tra i suoi fratelli. Del suo bue primogenito, egli ha la maestà, le sue corna sono corna di bufalo, con esse cozzerà contro i popoli tutti quanti insieme, fino all'estremità della terra. Tali sono le miriadi di Efraim, tali sono le migliaia di Manasse. Poi disse di Zabulon, rallegrati, Zabulon, nel tuo uscire, e tu, Isaacar, nelle tue tende. Essi chiameranno i popoli al monte, e là offriranno sacrifici di giustizia,
poiché essi succhieranno l'abbondanza del mare e i tesori nascosti nella sabbia. Poi disse di Gad: benedetto colui che ti mette Gad al largo. Egli sta nella sua dimora come una leonessa e sbrana braccio e testa. Egli si è scelto le primizie del paese, poiché questa è la parte riservata al condottiero, e egli vi è giunto alla testa del popolo. Ha compiuto la giustizia del Signore e i suoi decreti insieme a Israele. Poi disse a Dan: Dan è un leoncello che balza di Basan. Poi disse di Neftali: oh Neftali, sazio di favori e ricolmo di benedizioni del Signore, prendi possesso dell'Occidente e del Mezzodì. Poi disse di Asher: benedetto sia Asher tra i figli di Israele, sia il favorito dei suoi fratelli, e tuffi il suo piede nell'olio. Le sbarre delle sue porte siano di ferro e di bronzo, e duri quanto i tuoi giorni la tua forza. Nessuno è pari al Dio di Iesurun, che sul carro dei cieli corre in tuo aiuto, che nella sua maestà avanza sulle nubi. Il Dio eterno è il tuo rifugio, e sotto di te stanno le braccia eterne. Egli scaccia davanti a te il nemico e ti dice: distruggi. Israele abiterà al sicuro. La sorgente di Giacobbe sgorgerà solitaria in un paese di frumento e di mosto, dove il cielo stila rugiada. Te, beato Israele, chi è pari a te, popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo che ti protegge, la spada che ti fa trionfare. I tuoi nemici verranno ad adularti e tu calpesterai le loro alture. Deuteronomio capitolo 34, l'ultimo capitolo di questo libro della parola del Signore. Poi Mosè salì dalle pianure di Moab sul monte Nebo e in vetta al Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli fece vedere tutto il paese, Galaad fino a Dan, tutto Neftali, il paese di Efraim e di Manasse, tutto il paese di Giuda fino al mare occidentale, la regione meridionale, il bacino del Giordano e la valle di Gerico, città delle palme, fino a Soar. Il Signore gli disse: questo è il paese riguardo al quale io feci ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe questo giuramento: io lo darò ai tuoi discendenti. Te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì là nel paese di Moab, come il Signore aveva comandato. E il Signore lo seppellì nella valle del paese di Moab, di fronte a Bet Peor, e nessuno fino a oggi ha mai saputo dov'era la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì, la vista non gli si era indebolita e il vigore non gli era venuto meno. I figli di Israele lo piansero nelle pianure di Moab per 30 giorni. Si compirono così i giorni del pianto per il lutto di Mosè. Giosuè, figlio di Nun, fu pieno dello spirito di sapienza, perché Mosè aveva imposto le mani sul suo capo, e i figli di Israele li ubbidirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Non c'è mai più stato in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale il Signore abbia trattato faccia a faccia. Nessuno è stato simile a lui in tutti questi segni e miracoli che Dio lo mandò a fare nel paese d'Egitto, contro il faraone, contro tutti i suoi servi e contro tutto il suo paese. Né simile in lui in quegli atti potenti e in tutte quelle grandi cose tremende che Mosè fece davanti agli occhi di tutto Israele. Parola del Signore. Noi ringraziamo davvero al nostro Dio per la sua parola. Prega con me: Signore Dio Santo e Onnipotente, Tu che sei il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, a te sia la gloria per la tua parola,
che questa parola rimanga nel nostro cuore e che noi la possiamo mettere in pratica, possiamo seguire i tuoi precetti affinché noi possiamo prosperare e possiamo naturalmente fare di te sempre unica e esclusivamente il Signore, Dio sovrano della nostra vita. A te la gloria, Signore, oggi e in eterno, nel nome di Gesù. Amen. Il popolo di Dio dice Amen. Io ti aspetto domani perché noi incominceremo la lettura di un altro libro della parola di Dio. Vieni domani e scoprirai. Lascia la parola di Dio entrare nel tuo cuore. Perché? Perché questo è Leggiamo la Bibbia insieme.